cuore, buongiorno, buongiorno. No, non sto piangendo, no, non sto raffreddato. È solo che la notte non riesco a dormire, sono squieto, hai capito, cuore? Ah, beh, è normale, cuore mio, I pensieri sono tanti, capito? E quindi è normalissimo che poi la mattina mi sveglio tutto ribambito. Vabbè, cuore, passerà, passerà. C'è un traffico della Madonna, c'è. Come sempre, la mattina non si capisce niente. Il tempo oggi, tutte nuvole, vento, boh, brutto. Sto un po' girato di coglioni, cuore mio, ma non ce l'ho con te, ci mancherebbe. Alla fine, capito? Queste sono le cose, capito? Prevedibili, perché è normale, uno che sta in queste condizioni, che è debolissimo, dice ma bisogna fargli gli esami, bisogna fare le cose. E sì, ho capito, però poi la prendiamo in quel posto, no? Capito? Che si è ripresentata la febbre. No, sicuramente un bel colpettino d'aria subito, vedi, mal di gola, raffreddore. E queste sono le cose che voglio dire, mi mandano in bestia, capito? Quando alla fine quello che dovevano fare loro, ok, dice ma ci stanno facendo già un favore. E ho capito, cuore mio, che ti devo dire, cuore mio, che ti devo dire? Sul più bello, quando vedi che la febbre sta abbassando piano piano, piano piano, arriva il momento, pom, la febbre di nuovo alta. Per forza, ci siamo infiammati la gola. Speriamo che non ci siamo beccati un'altra faringite, perché la faringite è quella che porta la febbre alta. Ed è una rottura di coglioni per farla passare. Perché, come sempre, già in un essere umano normale già ci vuole tempo per farla passare la faringite. Figuriamoci, voglio dire, per mio fratello che non sta tanto bene. E questo è quanto, cuore mio. Ecco perché alla fine mi girano le palle, capito, cuore? Vediamo un po'. Eh sì, cuore mio, hai visto? Quella io te lo dissi, cuore, io non sono un medico, però quando mi dicesti il fatto dei capillari, però io non sono stato, cioè, questa convinzione che i capillari potessero portare tutto questo sangue, no, non ce l'avevo, infatti dissi che secondo me c'era qualche polipetto anche del naso, e infatti poi alla fine è stato così, cuore mio. Ma tu gli hai detto tu a loro, non è che per caso ho qualcosa al naso, qualche polipetto? O l'hanno fatto di loro spontanea volontà questo esame della sondina nel naso? Secondo me gli hai messo tu la pulce nell'orecchio, se no, secondo me loro si erano soffermati al fatto dei capillari troppo sottili. Evidentemente poi gli è venuto il dubbio e ha detto vabbè, facciamolo anche quest'altro esame. È meglio così, cuore mio, almeno ce li togliamo davanti, capito? Poi secondo me comunque non appena arrivi qui dobbiamo parlare con i medici, perché noi ci dobbiamo controllare, ma devono fare i controlli a ogni minimo organo che abbiamo, perché io glielo devo dire, dobbiamo fare una diagnosi perfetta, dobbiamo controllare tutti gli organi, tutti, pure il mignolo del piede mi devono controllare, perché come sempre l'importante è che quando si fa una diagnosi perfetta sul paziente, tutto diventa più semplice. Se andiamo per, no, per esclusione, no, questo non può essere, questo può essere, questo non può essere,
non ci conosciamo più. Invece quello che devono fare è una diagnosi perfetta di tutto e per tutto. Perché io sono dell'idea che è proprio questa, una volta fatta e capita tutti gli organi come stanno, è molto più semplice arrivare a curare tutto. Vabbè, cuore mio, che cazzo dobbiamo fare? Ma come mi stanno girando le palle stamattina? Niente, vediamo, sicuramente qualche antinfiammatorio o antibiotico, non lo so che cazzo devono dare stamattina, perché poi alla fine, capito, tutti questi farmaci non è che ci fanno più tanto effetto, è normalissimo, è perché il corpo si è assuefatto e diventa difficile una reazione, insomma. Vabbè, dai, che cazzo devo dire, cuore mio, un po' di pazienza che dobbiamo fare. L'abbiamo preso quest'altra fregatura stamattina, e questo è quanto. Come sempre, cuore mio, quando siamo lì, sai, dici, beh, vabbè, dai, quest'altro, quando siamo vicini, perché quando ho visto 38,3, sai, mi è arrivato il sorriso fino alla cima dei capelli, ho detto, ah, che bello, altra lineetta meno. Poi quando ho rivisto di nuovo la 39,3, ho detto, ma che cazzo proprio, cioè, e che dobbiamo fare con le mie? Gente parcheggia come i coglioni, cuore mio, e lo so, stamattina sono di bestemmie, cuore. No, e non sto di bestemmie perché mi sono rotto le palle, dici tu, figuriamoci io, e lo so, cuore mio, lo so. Va bene, dai, vediamo un po' stamattina che dicono, facciamoci questa cazzo di bruciatura, così togliamo altri piccoli problemi. E perché qua è così, capi? Un piccolo problema di qua, un piccolo problema di là, un piccolo problema di là, è normale, quello assorbe sangue, e quello si assorbe le piastrine, le cose, quello arriva il raffreddore, e chi la prende in quel posto siamo noi, insomma. Siamo delicati, cuore mio, a noi ogni minimo sbalzo, ogni minima cosa, ecco perché io non vedo l'ora che arrivi e ti stabilizzi nel posto, bello tranquillo, capito, cuore mio? Proprio questo, è proprio lo stabilizzarsi in un luogo per non avere più grandi problemi. Ci mancherebbe, non è che sicuramente può capitare, però sai, stare fermi in un posto è tutta un'altra cosa. Vabbè, dai, vediamo, cuore mio, vediamo che dicono, vediamo, ma vedi che rottura di palle. Vabbè, dai, cuore mio, dai, fammi sapere adesso, facciamoci sta bruciatura, così ci togliamo questa rottura di palle, e vedrai che non avremo più problemi di sanguinamento al naso, perché probabilmente queste cose già ce le avevamo da tempo. Va bene, cuore? Beh, da, forza, da, ognuno, vabbè, da, forza, da, dai, cuore mio, da, da, dai, cuore, da, un po' di pazienza, e che cazzo dobbiamo fare oramai? Certo. Mi sto girando di coglioni che ti volevo raggiungere. C'è il cervello mio che sta girando a mille. Vabbè, da, cuore, ci sentiamo dopo, dai. Ciao, fratellino mio. Un bacio, un cuore e un abbraccio forte forte. Dai, togliamoci questi polipetti dal naso, dai, così starai sicuramente nettamente meglio, Questo raffreddore pure, vabbè, dai, mo vediamo oggi come va, dai, va bene? Ciao, cuore mio, a dopo, ciao, fratelli.